Ehi là! Hello everyone, come va? Spero tutto bene. Ed oggi sono qui con un video unboxing veramente, veramente di spettacolare natura. E scopriremo bene il perché tra non molto. Quello che vedremo oggi, infatti, è un gioco di ruolo da tavolo, l'unboxing di un gioco di ruolo da tavolo, che secondo me ne sentirete parlare per un bel po' di tempo. Ovvero Dragonbane. Ora, potete trovare nell'info box di questo articolo, anzi di questo video, la recensione che noi di Gamescore abbiamo realizzato circa questo prodotto, in particolare all'interno di quello che viene chiamato il bundle. Il bundle si contiene, è composto dal prodotto base, il core set, che è quello che sto spacchettando adesso, lo schermo del narratore e il dice set. Il prodotto in questione, Dragonbane, quindi lo tratteremo in tutta la sua complessità, in tutta la sua interezza, in quanto questi tre prodotti sono quelli attualmente disponibili nel mercato, e tratteremo la versione inglese. Il manuale in questione dovreste trovarlo nella versione italiana più o meno durante il periodo del Lucca Comics and Games, quindi saremo circa ottobre-novembre, perché verrà tradotto in italiano da Need Games. Ora, cos'è Dragonbane? Dragonbane è uno di quei giochi di ruolo che ha una storia molto particolare dietro di sé. Dragonbane, infatti, nasce più o meno 40 anni fa nel mercato svedese col nome di Drakar och Demoner, spero di averlo pronunciato correttamente, che tradotto in modo letterale vuol dire draghi e demoni. Nel mercato svedese, Drakar och Demoner è sostanzialmente un gioco di ruolo di importanza pari a un Dungeons and Dragons, per capirci. Cioè, questo prodotto è uno di quei giochi di ruolo che ha fatto la storia del mercato mondiale. Non è estremamente conosciuto rispetto ad altri sistemi, come può essere per esempio Vampiri, ma Drakar och Demoner è stata una base importante per una parte del pubblico mondiale. Il prodotto in questione, Dragonbane, ovvero quello che vediamo nel corso di questo video, è la sua seconda edizione, pubblicata appunto 40 anni dopo l'originale. Dragonbane, il core set, ci focalizziamo per adesso sul core set, è diviso in tanti contenuti. Li state vedendo all'interno del video, ma semplificando molto, si compone di un set di carte, un set di miniature fatte in cartoncino bidimensionali, un set di dadi, più o meno ci sono 10 dadi di varie forme, una plancia di gioco dove posizionare le miniature con fronte retro, là alcuni pezzettini di plastica dove potete infilare le varie miniature che appunto vedete nel corso del video. Abbiamo anche il classico manualetto della Freya Ligan che illustra i vari prodotti dell'azienda, una mappa, la mappa di quella che sono l'ambientazione di questo Dragonbane, e tre manuali, ovvero il core set, ovvero il regolamento base, il manuale del regolamento, il manuale del regolamento in singolo e il manuale delle avventure. Ora, è una quantità di materiale veramente veramente enorme. E prima di passare al manuale vero, vorrei proprio partire dal presupposto che questa quantità è enorme e vale assolutamente il prezzo del lancio. Calcolate che Dragonbane viene venduto, almeno dal negozio di Freya Ligan, poi non so l'adattamento italiano, a circa 40 euro e contiene una quantità di cose veramente veramente assurda, piacevolmente assurda. Ed è una cosa assolutamente da tenere in considerazione. L'unica cosa di tutto questo purpurì di materiale che possiamo trattare come elemento potenzialmente negativo sono i pezzettini di plastica da utilizzare come base per le miniature, che sono un po' pochi. In realtà di per sé io non l'ho trovato un grande problema, più che altro perché acquistarne altri si trovano tranquillamente su Amazon, a una decina di euro si va subito a colmare velocemente la lacuna in questione. Veramente, veramente si risolve con estrema facilità questa potenziale mancanza. Per il resto, ripeto, abbiamo una quantità di materiale enorme a cui accedere.
le miniature che sono iper dettagliate e si rifanno al design del manuale di gioco, usando uno stile leggermente più minimalista ma pressoché identico. E appunto abbiamo le carte, che sono carte iniziativa, carte tesoro, carte avventura, oggetti improvvisati. Abbiamo veramente una quantità di materiale estremamente interessante. Curioso notare il fatto che ci siano 10 dadi nelle varie forme che si utilizzano nel gioco e il dado a 20 facce è strutturato in maniera visivamente diversa dal solito. Infatti i valori 1 e i valori 20 sono stati modificati per rappresentare l'1, il drago, e il 20, il demone. La cosa che più ho adorato di questa scelta non è tanto il fatto che 1 sia rappresentato da un drago e 20 sia rappresentato da un demone, elemento che serve poi dal punto di vista meccanico del gioco, ma il fatto che il drago e il demone presenti sul dado a 20 facce rappresentano essi stessi il valore 1 o il valore 20, che è una scelta di design che secondo me è veramente veramente molto molto carina e molto molto convincente. Continuando però il discorso e focalizzandoci sul regolamento, cos'è Dragonbane? Dragonbane è un gioco di ruolo da tavolo basato sul D20 System, in particolare basato sul D20 System Roll Under. Cosa significa questo? Significa che quando voi avrete la vostra scheda di gioco, tra l'altro potete già scaricarvi Quick Starter sia in inglese che in italiano per poter avere già un'idea anche minimale di come funziona il sistema di gioco, voi col dado a 20 facce, quando il vostro narratore, il vostro Dungeon Master vi chiederà un tiro di abilità o un tiro di caratteristica, voi tirerete un dado, che è il dado a 20 facce, il classico di 20 di Dungeons & Dragons. Qual è la differenza? In Dungeons & Dragons voi tendenzialmente il vostro obiettivo è quello di tirare alto, qui invece dovete tirare basso, questo perché il valore del dado a 20 facce deve essere pari o inferiore al valore della statistica coinvolta. Faccio un esempio utilizzando la terminologia italiana. Se io volessi fare un'azione di sgattaiolare, che dovrebbe essere sneaking in inglese, e ho una statistica di sgattaiolare pari a 5, faccio per esempio, e il mio obiettivo è quello che, tirando col dado, io faccia 5 o meno. Capirete perfettamente che questo significa che è molto difficile fare il proprio risultato, raggiungere i propri obiettivi, con una statistica pari a 5. Quindi, di conseguenza, vi servirà, per esempio, uno sneaking, uno sgattaiolare pari a 18. In questo modo avrete una grande probabilità di avere successo. Fare 1 significa successo critico, fare 20 significa fallimento critico. Utilizzando la terminologia del manuale, si dice rollare un drago o rollare un demone. I vari dadi poi che vengono utilizzati, i dadi a 12 facce, 8 facce, 4 facce, 6 facce, vengono invece coinvolti, per esempio, se ci sono delle tabelle in cui tirare, se ci sono degli attacchi da eseguire, perché lì invece bisogna comunque tirare alto, e così via. È molto molto semplice. Il personaggio che si va a creare si impiega relativamente poco tempo in base al tipo di creatura che si vuole andare a costruire. Semplificando molto, i giocatori hanno un totale di circa 6 specie da utilizzare, che sono l'umano, l'halfling, l'elfo, il nano, il mallardo, che sono le papere, e il lupinide, che sono i lupi. Queste 6 specie sono quelle giocabili, e più o meno 10 professioni da poter eseguire. Le professioni sono, per capirci, le classi di questo sistema di gioco, e sono variegate. Può esserci, per esempio, il mercante, lo studioso, il mago, e così via. Di per sé costruire un personaggio non è molto complesso, l'unica parte un po' più complicata avviene nel momento in cui volete giocare un mago e quindi dovete entrare nel mondo del sistema della magia, che non è così complicato come ci si aspetterebbe, però richiede un minimo di concentrazione in più da parte del giocatore. Comunque sia, il personaggio si crea molto semplice, si sceglie la specie, si sceglie la professione, si sceglie l'età, altra cosa importante perché modifica come possono essere potenziate le statistiche. Poi ci sono delle meccaniche aggiuntive, se si vogliono aggiungere le debolezze, se si vogliono aggiungere i mementi, se si vogliono aggiungere diverse cose,
e poi il personaggio è pronto. Teoricamente parlando, con il minimo indispensabile delle meccaniche che vi servono, siete pronti a usare il vostro personaggio in massimo 30 minuti, massimo proprio se ve la prendete con molta calma, altrimenti anche solo 5-10 minuti avete già pronti il PG. Ogni professione presenta delle abilità e delle capacità. Ogni professione presenta degli elementi su cui è particolarmente avvantaggiato e ci sono elementi in cui invece ha delle abilità eroiche. Le abilità eroiche sono come se fossero delle abilità speciali che il personaggio sblocca o partendo da una determinata professione oppure quando raggiunge il 18 in una determinata abilità. Le abilità eroiche servono per rendere o il personaggio più funzionale in situazioni differenti oppure serve per permettere al personaggio di essere iper specializzato. L'unica classe, l'unica professione che non parte con abilità eroiche è il mago, ma per il semplice fatto che in realtà l'essere mago, quindi già lanciare le magie, è considerata un'abilità eroica. Il sistema è veramente veramente molto semplice, dal punto di vista del gioco ricorda anche molto molto altri sistemi. Classico D20 System è proprio Dungeons & Dragons. Questo titolo, questo Dragon, bene se siete già avvezzi a Dungeons & Dragons, siete perfettamente nel mood giusto. Ci sono delle differenze. Sia il fatto che il manuale, che tra l'altro il regolamento sono 100 pagine circa, è ben schematizzato, quindi è molto facile trovare quello che serve, ed è anche abbastanza facile capire cosa bisogna fare, dove trovare il materiale, e le azioni, le meccaniche non sono neanche così tante. La cosa più interessante riguarda i nemici. I nemici che i giocatori affronteranno sono divisi in due tipi, gli NPC e i mostri. Gli NPC possono essere per esempio gli orchi, oppure possono essere dei goblin, creature che potremmo considerare quasi degli umanoidi. Esistono però i mostri. La cosa più interessante, e questa è una cosa che principalmente coinvolge il mostro, è che i mostri colpiscono sempre. Per chi ha in mente Dungeons & Dragons, immaginatevi, in Dungeons & Dragons, un mostro che colpisce sempre. Questa è una cosa estremamente interessante. I mostri sono una delle cose che personalmente ho adorato di più di Dragonbane, perché sono una cosa molto simile al concetto del puzzle game, che è una cosa molto strana. Ma il combattimento di per sé è strano il suo, quindi cerchiamo di capire il combattimento. Combattimento strutturato come se fosse un classico combattimento alla Freya Ligan, quindi si pescano delle carte iniziativa e con quelle si gioca. I giocatori hanno un movimento e un'azione. L'importante è ricordarsi che c'è una sola azione a cui si ha accesso. Questo perché? Perché i nemici, come ho detto, in particolare i mostri, attaccano sempre. E i mostri hanno una meccanica in più, ovvero hanno un set di attacchi che possono accedervi, che cambia e non possono ripetere l'attacco. Faccio un esempio, immaginate che il vostro party, il vostro gruppo di avventurieri, venga attaccato da un fantasma. Fingiamo che il fantasma possieda 5 attacchi, ok? Il master quindi prende il suo dadino a 6 facce, tira casualmente per scegliere l'attacco. Fa l'attacco numero 4, poi quando sarà di nuovo il turno del fantasma e ritirerà il dado, non potrà più fare l'attacco numero 4. Dovrà prima fare tutti quanti gli attacchi a cui ha accesso e poi rifare l'attacco numero 4. Questa è una cosa molto interessante proprio perché nel momento in cui un determinato nemico esegue una determinata azione, poi impiegherà del tempo per riutilizzare l'attacco e i giocatori dovranno organizzarsi strategicamente. Come ho detto prima, i mostri attaccano sempre. I giocatori quindi devono capire come parare gli attacchi. Anche perché, per capirci, se tutto va bene, i loro punti salute e i punti salute dei giocatori variano da 18 a 1, quindi capirete perfettamente qual è la situation. La cosa più interessante è che spendendo un'azione i giocatori possono fare o la schivata o il parry. La schivata avviene principalmente con tutti i tipi di nemici ed è appunto tentativo di schivare l'attacco. Il parry avviene soltanto contro determinate mosse dei mostri e tutti gli attacchi degli NPC.
Il Perry, da notare, rischia che l'arma che si sta utilizzando si rompa. Ciò che io adoro è il fatto che richieda un'azione. Quindi i giocatori devono stare attenti, devono decidere quando attaccare e quando non attaccare, mettersi davanti al nemico per incassare il colpo oppure scappare dal nemico, anche perché, come ho detto prima, la salute dei giocatori è abbastanza bassa, tendenzialmente. E i nemici fanno molti danni velocemente. Questo è un gioco in cui la difficoltà è molto alta. Sfrutto l'occasione per fare un paragone. Chi ha giocato a Simba Room, per esempio, altro gioco della Fraia Ligan, avrà presente un D20 System, un gioco da D20 System con della difficoltà elevata. Potreste anche avere presente, per esempio, un qualsiasi altro gioco OSR che è presente nel mercato, può essere un Terror Dark Gemini, un Morkborg, sono giochi quelli estremamente punitivi. In combattimenti c'è il rischio di morire pari a altissimo. Ora, in Dragonbane la morte è presente? Sì, può essere facilitata da delle regole aggiuntive, ma c'è sempre la via di fuga, perché i giocatori hanno molte probabilità e molte occasioni per salvarsi la pelle. Esistono i tiri salvezza contro morte, esistono molti modi per fare in modo che un alleato ritorni in gioco prima che cada, vada KO, esistono molte strategie per fare in modo che un personaggio non muoia all'interno di un contesto di combattimento molto difficile. Ed è una cosa estremamente, estremamente adorabile. Se voi proverete Dragonbane e userete certe regole aggiuntive e non aggiuntive, vi accorgerete che siete di fronte a un mondo potenzialmente mortale, ma che non è punitivo. È un modo in cui voi potete tranquillamente gestire il tutto. Il manuale delle regole viene accompagnato da altri due manuali, il manuale delle avventure in solitario e il manuale delle avventure. Il manuale delle avventure in solitario, che nella versione inglese viene chiamato Alone in Deep Fall Breach, è letteralmente una campagna in singolo, è un'avventura in realtà da fare in singolo, in giocatore singolo, che aggiunge delle meccaniche. Aggiunge delle meccaniche di abilità eroiche per permettere a un giocatore solo di poter essere un po' più forte e aggiunge anche degli strumenti da utilizzare. Sono molte tabelle che sono estremamente utili, sono tabelle che per esempio permettono di avere risposte su come si stanno muovendo i nemici. Permettono per esempio di capire quanti sono i nemici, oppure degli oggetti che si stanno ottenendo, cose di questo tipo. Adoro il fatto che ci siano così tante tabelle da permettere al giocatore in singolo di avere tutto pronto e nel caso abbia un dubbio tirare la tabella. Tra l'altro il tutto viene accompagnato proprio da una partita giocabile, che è appunto affrontabile tranquillamente, che permette di apprezzare anche una modalità in singolo ripetibile. Tra l'altro, queste regole non solo le adorate molto perché sono molto ben schematiche e molto chiare. Per capirci, le adorate molto di più rispetto a quello che era stato fatto con le modalità in singolo dell'Unico Anello, la nuova edizione, quella di Francesco Nepitello. Ma queste regole si possono adattare anche ad un'altra cosa, ovvero le avventure ufficiali. È veramente facile gestire il giocatore singolo. Vi accorgerete che è molto più facile rispetto a quello che sembra. Il terzo volume è appunto il volume delle avventure. E qui è la cosa più interessante. Come se non fosse già abbastanza avere quasi 100 carte, avere quasi 40 miniature, avere quasi 10, come si chiamano? 10 dadi, avere tutto questo, come se già non bastasse tutto questo, il manuale delle avventure è un'intera campagna giocabile. E non sto scherzando, è un'intera campagna. Potete anche gestirla come se fosse un insieme di one shot, quello potete farlo, ma è una campagna giocabile. È la campagna chiamata Secret of the Dragon Emperor, il segreto del dragone imperatore o il segreto dell'imperatore drago, a voi la scelta sull'adattamento, ma è una campagna. È una campagna composta da quasi 100 pagine, di cui probabilmente ci saranno dei seguiti, almeno da come è strutturata la semantica del manuale. Ed è qualcosa di spettacolare perché appunto avrete circa 11 avventure giocabili.
Una di queste teoricamente la potete già provare perché è inclusa nei Quick Starter ed è. Adoro il fatto che abbiano messo un'avventura, un insieme di avventure e un'intera campagna all'interno di questo core set. Questo perché con 40 euro voi teoricamente avete tutto quello che vi serve. Avete le regole in singolo, avete un'intera campagna che potete giocare insieme o da soli, avete le miniature, avete le mappe, avete i dati, avete le carte, avete una quantità di cose gigantesca da poter utilizzare. E il bello è che è tutto ben strutturato. L'unica cosa che posso dire io delle regole è principalmente legata al fatto che ci sono tante regole facoltative. Però sono regole facoltative, non siete obbligati a usare tutte le regole del manuale. Però alcune personalmente le ho trovate abbastanza fastidiose rispetto ad altre. Per esempio, la meccanica dell'inciampo io non la userei. La meccanica della tipologia di armature che aumenta o diminuisce la sua importanza in base al tipo di attacco che si subisce, rischia di rallentare il gioco. Ci sono alcune cose che per me rallentano il gioco e altre che sono interessanti. Mi piace, per esempio, che tirando un drago. Non il drago, tirando un demone, a me piace il fatto che se io tiro il demone, io devo gestire delle conseguenze che possono anche essere, nel caso di per esempio conseguenze magiche, mi trasformo in un animaletto oppure diminuisco le mie statistiche permanentemente, rischiando di morire, che è una cosa che io adoro. A me piace un sacco questa idea. Mi piace un sacco, alcune regole aggiuntive secondo me funzionano molto bene. Altre funzionano meno bene. Se volete organizzare un gruppo di gioco, secondo me è molto importante che decidete fin da subito quali regole usare e quali no. Potete anche decidere di includerle lentamente una volta che avete imparato il sistema. Questo è il core set. È veramente, veramente stracolmo di materiale. Gli altri due prodotti che sono disponibili sono i Dice Set e il Gem Screen. I Dice Set alla fine ne abbiamo comunque più o meno parlato, si tratta nel caso del solo Dice Set, quindi se volete comprare il set dei dati, si tratta di un classico set di un qualsiasi gioco di ruolo, col fatto che sono tematizzati Dragon Bane, quindi sono di un colore verde acceso, quasi verde smeraldo, trasparente. E con il valore 20 e il valore 1 del dado a 20 facce che è stato personalizzato, che è appunto una cosa che secondo me ci sta molto. Il set del dice, il dice set, probabilmente lo consiglierei di più per dei giocatori che, per esempio, non vogliono comprare il core set, quindi non vogliono comprare l'intero pacchetto. No. Magari, che ne so, avete un giocatore che ha l'intero manuale. E quindi ha preso il core set, volete unirvi alla nostra campagna, volete prendere i dadi tematizzati, li potete prendere. Un'altra cosa che potreste fare, però qui è già un po' più complesso, magari se volete dividervi le spese per il core set di Dragon Bane, potete ulteriormente dividervi i costi per prendere altri dice set e dividervi i dadi totali tra di voi. Forse qua è un po' più complesso il tutto, però potreste anche pensare di fare questo. Il dice set, quindi di conseguenza, è un oggetto abbastanza accessorio, è probabilmente il più accessorio di tutti quelli presentati, ma più che altro per il fatto che i dadi sono già inseriti all'interno della confezione base. L'ultima cosa è lo schermo del narratore, il GM Screen. Ora, questo schermo è diviso in tre facciate, fra l'altro il tutto viene rappresentato con l'enorme dragone che è presente nella copertina della scatola del core set. Le tre facciate sono diverse. La prima facciata è una facciata pensata principalmente per il combattimento, perché indica le azioni che fanno i giocatori, le azioni gratuite che sono concesse, cosa succede se i giocatori tirano dei demoni in attacchi in mischia o in attacchi a distanza, e il tempo di misurazione. La scelta di mettere il tempo di misurazione è una cosa che ho apprezzato molto, perché
In Dragon Bean non si utilizzano dei termini che sono già noti al pubblico, come può essere riposo breve o riposo lungo, ma si usano i termini round, stretch e shift. Stretch e shift sono dei concetti che non sono estremamente immediati e aperti come all'interno appunto dello schermo del narratore, è una cosa che ho apprezzato molto. Così come ho apprezzato il fatto che ci siano le azioni e i roll dei demoni. Roll dei demoni sono una meccanica facoltativa che per esempio io userei, quindi ci sta e ho apprezzato che ci siano. Nella facciata destra abbiamo la tabella della paura, la tabella del Living the Adventure Site e la tabella dei Pathfinder. Questo perché? Sfruttiamo l'occasione. Spieghiamo ulteriormente altre meccaniche di Dragonbane. In Dragon Bane la paura è fondamentale, i mostri fanno un sacco di attacchi che coinvolgono la paura, che richiedono un tiro se non sbaglio su willpower, che dovrebbe essere tipo la saggezza, se non sbaglio. Se il tiro fallisce, il giocatore può subire uno di questi di 6, di 8, scusate, effetti, che possono essere perdere willpower, quindi perdere i punti volontà, che sono quelli che si usano per le magie, subire delle condizioni, oppure altri effetti brutti. Le condizioni sono fondamentali, le condizioni sono simili a, per esempio, quello che può essere le condizioni di Vasen, per chi ha presente il gioco di ruolo sempre della Freya Ligan di Vasen. Ovvero, una delle regole facoltative dice che un giocatore può tirare un dado, se non gli piace il tiro, ritira, ma subisce una condizione e decide in base alla stat. Ci sono anche delle abilità eroiche o abilità di specie che permettono di fare cose che portano poi a subire condizioni. Le condizioni portano dei bane ed è importante questo. Il bane, assieme al boon, è un po' come se in Dungeons & Dragons fossero lo svantaggio e il vantaggio. Perfetto. C'è una cosa differente. I boon e i bane sono cumulativi. Quindi io posso fare per esempio un tiro che ne so, in crossbow per fare un attacco e avere 4 bane. Cosa vuol dire? Vuol dire che io tirerò 5 dadi a 20 facce, 5 dadi a 20 facce, e il più basso, no, anzi il più alto, devo considerarlo. Ovviamente più bane avete, minore è la probabilità che supererete la prova. Più boon avete, maggiore è la probabilità che supererete la prova. Questa è una cosa molto interessante. Lo noterete, è molto semplice in realtà il suo utilizzo e l'approccio meccanico ricorda molto Vasen. Ma in generale uno dei pregi di Dragonbane è il fatto che se voi conoscete già i prodotti Freya Ligan vi trovate a vostro agio perché prende spunto da altre idee di altri sistemi. Dicevamo, la facciata destra contiene la tabella della paura, la tabella del lasciare il sito d'avventura. Questo è molto utile perché se magari i giocatori hanno troppi oggetti, devono andarli a vendere e devono tornare, può succedere per esempio che qualcuno passi e prenda il resto degli oggetti che sono presenti in quella zona. Ottimo da sapersi e conseguenza comunque del fatto che i giocatori stanno prendendo del tempo fuggendo e rientrando nel dungeon. Il Pathfinder Mishap fa parte di tutta quella serie di meccaniche legate ai viaggi. Io, quando c'era la meccanica dei viaggi di Uniconello, non mi ero trovato bene perché l'avevo trovato molto esagerato. Come è stato strutturato invece all'interno di Dragonbane mi è piaciuto molto, proprio perché è ben stilizzato, ma più che stilizzato è proprio schematico. Che è uno dei pregi di Dragonbane. Secondo me, Dragonbane, uno dei suoi pregi è che è un manuale non solo piccolo dal punto di vista delle regole, perché sono 100 pagine, ma è molto schematico e a me piace il fatto che ci siano molti schemi e che sia abbastanza chiaro in merito. La tabella, la facciata sinistra del GM Screen, è dedicata agli NPC, ovvero ci sono gli NPC tipici che i giocatori possono incontrare. Le tipologie di abilità che potrebbero avere, come si gestisce l'iniziativa, come si gestisce i loro punti salute e gli attributi. Ora, di tutto questo, tutta questa facciata a sinistra, alcuni potrebbero dire che non serve a niente. Che è una cosa che ho pensato io, però
mi sono subito accorto che ero parzialmente in errore. L'unica cosa di questa facciata che potrebbe essere inutile è il fatto del 0 HP, che secondo me è un po' aggiuntivo, quello lì secondo me poteva essere tolto. Forse anche l'initiative for NPC poteva essere tolto, possibile. Il resto però serve, ma serve perché è un'ottimizzazione dell'uso del manuale. Quando voi userete il manuale durante una classica avventura, che sia al di fuori delle campagne prefatte, per comodità, voi avrete bisogno del manuale base per tenere d'occhio qualche sistema di regole, ma per tenere d'occhio i mostri. Se da una parte tenete i mostri, quindi quelli che fanno attacchi mostruosi, e dall'altra tenete gli NPC, potete gestire meglio la varietà di tipi di nemici, e quindi mettere nemici che sono NPC da una parte e nemici che sono mostri dall'altra. È molto molto comoda questa idea, per quanto mi riguarda. Quindi avere gli NPC tipici da una parte è molto più comodo di quello che potrebbe sembrare. È comodo soprattutto dal punto di vista puramente pratico del gioco. L'unica cosa che secondo me manca in queste pagine sono i mishap magic, ovvero i fallimenti critici che si ottengono quando si tira una magia. Questo secondo me è l'unico vero difetto, ma posso anche un po' capire perché sia stato tolto. Oltre al fatto che i fallimenti critici, magici, sono veramente, veramente molto pesanti ed è potenzialmente possibile che i giocatori usino fallimenti critici magici di attacchi a distanza, fallimenti critici in attacchi in mischia e non i fallimenti critici nella magia, il problema è che la tabella di fallimenti magici è tipo enorme. Su serio, è enorme, cioè copre un'intera pagina. Sarebbe stato necessario fare una quarta facciata soltanto per quello e probabilmente sarebbe stato molto molto faticoso. Quindi piuttosto immagino che il team di sviluppo abbia pensato di fare tre facciate singole. Anche perché questo comunque permette sia alla visuale poi del prodotto dal punto di vista dei giocatori di essere piacevole da vedere, sia efficiente poi lato master. Questo è proprio l'unico difetto che noto circa il GM screen, circa lo schermo del narratore, ma per il resto secondo me contiene tutto quello che serve. Alla fine, cosa si può dire circa Dragonbane? Credo di aver parlato quasi tutte le meccaniche, non ho spiegato tutto in modo iper dettagliato perché è un manuale comunque abbastanza complesso. Non complesso da leggere, non complesso da studiare, ma abbastanza meccaniche. Ma è qualcosa che io personalmente ho adorato. E credo di poterlo dire, quando era uscito Rosso di Sera in italiano tramite Studio Supernova, avevo detto che era, secondo me, uno dei migliori manuali in circolazione nel 2023. Io lo dico, probabilmente un giorno me ne pentirò, perché mi conosco, ma Dragonbane è un gioco perfetto. Cioè, questo è veramente un gioco di ruolo da tavolo perfetto e secondo me è il miglior gioco da tavolo pubblicato nel 2023. Almeno fino alla pubblicazione di questo video, spero. È che il punto più bello di Dragonbane è l'intera esperienza, sia dal punto di vista materiale sia dal punto di vista di gioco, perché è qualcosa che ho sempre voluto da un D20 system e che ho finalmente trovato, ovvero un gioco che narrativamente non ha grandi pretese ed è facilmente modificabile dai giocatori, un gioco che ha una lore narrativa che non viene gestita tramite un intero papiro di testo che magari leggono soltanto i game master, ma viene inserita all'interno di una campagna, all'interno di un'avventura. Le vali nebbiose, alla fine voi le andrete a giocare tutte, le andrete ad esplorare tutte tramite i manuali delle avventure, che è un'ottima scelta, un'ottima cosa secondo me. E ricorda molto questo un altro manuale di giochi di ruolo che io avevo adorato molto, che era l'Odissea dei Signori dei Draghi. Poi, la scatola contiene 10 dadi, contiene le miniature, contiene le carte, contiene una mappa potenzialmente utilizzabile. Non ho controllato se si può scrivere sopra con la penna cancellabile. Però avete anche quella mappa lì, avete la mappa del mondo, avete
questo materiale che è veramente enorme. Avete il regolamento in singolo, il manuale delle avventure che è sostanzialmente una campagna già pronta all'uso, che è qualcosa che a me fa esplodere il cervello. Cioè, in tantissimi altri prodotti tutto questo materiale verrebbe dato almeno in 3 scatole differenti e qua con 40 euro si va a ottenere tutto. Poi, se volete prendere il bundle completo, che adesso dovrebbe costare circa 50 euro, il prezzo al pubblico base dovrebbe essere 70, che adesso è scontato a 50, anche lì, top, perché voi prendete il core set, che è qualcosa di fenomenale che non avete idea, prendete i dadi, il set dei dadi, così avete ancora più dadi, arrivate ad averne più di 10, avete lo schermo del narratore, avete tutto. Ma la cosa più bella non è solo questo, non è il fatto che di per sé sia un gioco perfetto, ma è con licenza libera. Questo significa che arriveranno delle persone che inizieranno a pubblicare delle avventure e dei materiali basati su questo gioco. Se per esempio alcuni trovano che le professioni sono troppo poche, oppure che le specie giocabili sono troppo poche, vi assicuro che arriverà qualcun che proporrà nuove specie, nuove professioni e simili, e sarà tutto appunto tramite licenza libera di Dragonbane. Teoricamente anche voi poteste pubblicare del materiale dedicato a Dragonbane. La quantità di roba della scatola base è veramente e piacevolmente assurda, e personalmente è il motivo per cui io considero questo gioco perfetto. Un sistema punitivo ma non mortale, che permette ai giocatori di vivere una vera sfida. La possibilità di avere un regolamento immediato e bello veloce, con la possibilità di renderlo più o meno complesso in base all'interesse dell'acquirente. La possibilità di avere un regolamento in singolo che è ben strutturato e facile da utilizzare. Una campagna intera da beneficiare. Tutto questo materiale è veramente, veramente ottimo. Fra l'altro, ultima nota, se voi prendete Dragonbane tramite DriveThruRPG, che è il sito inglese che viene utilizzato per vendere la maggior parte del materiale di giochi di ruolo, avete anche un set esclusivo digitale che sono tutte le mappe dell'avventura. Quindi tutte le mappe dell'avventura voi in questo modo potete averne accesso, che è un'ottima cosa. Ora non so se stamparle perché non ho testato la stampa, se nella stampa le dimensioni della mappa sono già ben strutturate. Però, se per esempio volete fare un Roll20, anche solo settare tutto su Roll20, eccellente. È veramente uno strumento eccellente. Vi consiglio di andare a leggere la nostra recensione circa Dragonbane, e ve lo dico ancora, secondo me è un gioco non solo che è perfetto, per me è un gioco perfetto, e lo dico anche se so che magari in futuro me ne pentirò, ma secondo me è un gioco perfetto. Ma soprattutto è un gioco che ne sentirete parlare per molto molto tempo. Spero che questo video ti abbia incuriosito circa questo prodotto, circa Dragonbane. Metti pure un mi piace se ti è piaciuto e condividilo sui tuoi canali social preferiti. Io sono Gbislacco di Gamescore.it. Gamescore.it è un sito che tratta news e recensioni di videogiochi, giochi da tavolo, attori periferiche e tutto questo insieme di contenuti. Ci trovi sul sito ufficiale www.gamescore.it. Spero ancora che questo video ti sia piaciuto. Noi due ci vediamo ad una prossima occasione. Stammi bene, mi raccomando. Ciao, 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 ciao.